continuiamo a passeggiare per Mirtò e arriviamo ad uno stand molto originale di oggetti di artigianato. Prima di tutto inquadriamoli perché sono talmente particolari e talmente belli che meritano. Ecco qui. Quelle che vedete sono delle originalissime sculture di Pane Carasau, realizzate da Alessandro, che adesso vi presenteremo. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, ciao. Raccontaci qualcosa in più di queste due opere, perché sono davvero particolari. Intanto grazie per l'intervista. Sono qua per rappresentare Arte in Porto, che è una importante iniziativa che fa parte di questa manifestazione Mirtò. Sono stato chiamato per rappresentare l'arte contemporanea legata al nostro mare, alla tradizione. Tant'è vero che queste sono delle sculture fatte di resina e pane. È come se fossero delle piccole sezioni di mare, tant'è vero che ogni scultura, inquadriamola da vicino, sì, ha dei dati mappali precisi dove io ho immaginato di, insomma, fare un carottaggio marino, esportare questo mare e solidificarlo rendendolo un cristallo appunto prezioso, esattamente come nella realtà. Poi abbiamo un altro progetto che è sempre legato alla protezione del nostro mare. Certo, quindi non solo, qui abbiamo delle sezioni di mare, tra l'altro un attimo Alessandro voglio inquadrare questa che è bellissima, molto grande, eccola qui, ma il progetto di Alessandro, alla fine l'arte ha anche una funzione istruttiva e culturale, e soprattutto in questo caso, perché si parla spesso in Costa Smeralda in questi ultimi tempi della tutela del mare, e Alessandro qui ha realizzato un'opera dedicata alle alghe, importantissima, adesso ci spiega perché. Sì, eccola qui. Appunto, anche questo è come se fosse un carottaggio marino, invece di mettere il pane ho deciso di mettere le alghe, che normalmente da un bagnante vengono viste come qualcosa di molto negativo, addirittura sporcizia del mare, quando in realtà sappiamo che sono fondamentali per la tutela paesaggistica. Qui ci sono delle alghe e appunto delle piccole spugne, le ho volute fossilizzare per far capire che sono degli elementi molto preziosi, un po' come gli insetti intrappolati nell'ambra nel corso dei secoli. Okay. Quindi oltre ad essere un bellissimo oggetto di arredamento, ci ricorda che ogni volta che troviamo una spiaggia in Sardegna dove ci sono le alghe hanno un'importantissima funzione di pulizia del mare, quindi il bellissimo mare della Sardegna che vediamo è anche per merito delle alghe e di protezione della costa. Quindi ringraziamo Alessandro per averci Grazie. Mostrato le sue opere. Dove possiamo trovarle? Ma io in realtà espongo soprattutto nelle gallerie e faccio parte, insomma, di un circuito di mostre nazionali e internazionali. La prima volta per me che espongo in questi stand, ma sono contento. Grazie mille. Allora alla prossima Alessandro, grazie mille. Grazie.